Sia lodato Gesù Cristo. Nella vita di ciascuno di noi, la vita terrena diventa sempre un legame unico, perché vorremmo non lasciare mai questo mondo. Vorremmo che questa vita, quando è bella, quando vive di emozioni, e quando vive anche di giovinezza, vorremmo tanto che questa vita non passasse. Eppure questa vita stessa ci dona tutte le emozioni tali che ci portano poi a scoprire il grande dono di quella che è la continuità di questa vita in quella eterna. E chi è che ce la dona? Lo sappiamo, è Gesù. E Gesù ci invita anche a pensare, a riflettere, che negli ultimi istanti della nostra vita, quelle ultime nostre parole diventano parole chiave, parole che si agganciano alla parola della vita eterna. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ed è questa la nostra ultima parola. E vogliamo allora, con questa nostra ultima parola, vogliamo invece addentrarci, riflettendo, meditando, quelle che sono state le ultime parole di Gesù, prima di ispirare, prima di donare il suo spirito al Padre, prima di essere consegnato alla Madre. Vogliamo allora vivere intensamente questo momento per anche camminare con Gesù, per scoprire e per svelare le nostre mancanze, per togliere di dosso quello che sono le nostre mancanze, le nostre inadeguatezze, perché Gesù può questo, può aiutarci. Noi ci crediamo, noi vogliamo allora essere salvati da Gesù, perché Lui è morto per noi e ci ha salvati attraverso quel sangue d'acqua che è uscito da quel costato. Ci fidiamo allora? Vogliamo fidarci? Vogliamo fare in modo che il Signore Gesù converta i nostri cuori? Noi crediamo, per questo siamo qui. Viviamo questa liturgia con intensità, aprendo il nostro cuore, la nostra mente a Gesù e allo Spirito Santo.
La prima parola di Gesù, la prima espressione forte che lanciò dalla croce fu: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona loro. C'è un grande atteggiamento di misericordia. La misericordia, questo amore. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, e Gesù chiede misericordia, chiede perdono al Padre per tutto quello che stanno facendo. Cosa stanno facendo? L'hanno messo in croce. Ricordate, prima di metterlo in croce, prima di tutto quel calvario, cosa ha passato Gesù? È stato coronato di spine, è stato flagellato, è stato sputato, ricevendo quegli sputi, flagellato così. Eppure Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E in che condizione sta? Pietosa. È pietosa l'immagine che vediamo di Gesù. Un corpo emaciato, un corpo pieno di sangue, un corpo che ansima, non ha voce, eppure da quella gola c'è questa richiesta di perdono che Gesù rivolge al Padre per l'umanità, per noi, per ciascuno di noi. Pieno di sangue è il suo vestito, è il vestito di Gesù. Gesù non ha nulla, è nudo, non ha nulla addosso. E questa sua nudità viene rivestita da questo sangue. Un sangue che scorre continuamente da queste ferite. Ferite che richiamano quelli che sono i nostri peccati. La nudità, fondamentalmente, che cos'è? Quando siamo nudi, siamo così, alla mercé di tutto, di tutti, del freddo, del caldo, ma anche di occhi, di sguardi. Vedete, Gesù pronuncia queste parole chiedendo continuamente perdono al Padre per noi. Perché la nostra nudità è presa anche da Lui. E questa nudità riguarda il nostro essere così fragili e a volte anche meschini, anche nel non essere veramente uomini e donne che si aprano a quello che è il coprire nella misericordia verso l'altro. Noi invece cosa facciamo? Qual è il nostro peccato in questo? Che tante volte nemmeno riusciamo a comprendere, perché lo facciamo così nella spontaneità. Non la deve passare liscia. C'è un tono di rancore. Vogliamo che l'altro si debba spogliare di tutto ciò che gli appartiene, la dignità. Quanta dignità noi togliamo all'altro. Gesù è stato spogliato di tutta la dignità umana. E noi? Noi invece quale dignità diamo all'altro? Ci riempiamo la bocca della dignità, Ce la riempiamo la bocca. Perché per me io devo avere la dignità, devo essere rispettato. L'altro no. L'altro deve passare tutto quello che deve passare, perché me l'ha fatta passare a me. Dobbiamo spogliare l'altro. E Gesù invece dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Chiede misericordia. Questa misericordia costa ferita, costa sangue, costa dolore. Costa amore, quello che manca a noi, perché noi vogliamo sempre emergere e vogliamo vedere la sconfitta dell'altro. Non siamo capaci di perdonare.
Non siamo capaci di amare. Se guardiamo a Gesù, a questo crocifisso, allora certamente possiamo aprire la nostra mente, il nostro cuore alla misericordia. La seconda parola che Gesù dice dall'alto di questa croce è rivolta ad un uomo, ad un malfattore, ma che riconosce in Gesù qualcosa di diverso. E Gesù dirà a quest'uomo crocifisso insieme a lui: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Immaginiamo solo un attimo, un momento, di trovarci un po' più giù del Golgota, di questa collina dove sono crocifissi tre uomini. Tre uomini dove noi sappiamo che al centro c'è Gesù, dove noi sappiamo che ai lati ci sono altri due malfattori, perché qua si parla di malfattori, tre uomini crocifissi. Da lontano noi sappiamo, ma se noi ci trovassimo un momento lì,
con la fantasia, un attimino, così, torniamo indietro, eh? Immaginiamo questa collina con queste tre croci e su di esse tre crocifissi. Noi non sappiamo chi è Gesù. Vediamo tre uomini crocifissi, lacerati, certamente da quelle che sono state le torture. Certamente possiamo vedere questi tre malfattori, perché tre malfattori, Gesù è stato crocifisso come un malfattore. E che ha fatto? Perché andava nel tempio, andava a predicare, annunciava il regno, annunciava la gioia, annunciava la speranza, annunciava quello che noi annunciamo. Ci troviamo così allora, da lontano, perché noi siamo lontani, e quando siamo lontani non sappiamo riconoscere Gesù, non sappiamo riconoscere quell'uomo di Galilea, non sappiamo riconoscere l'uomo di Nazareth, non sappiamo riconoscere il Messia, il Salvatore, perché stiamo lontani. Siamo lontani, siamo lontani anche dalla verità, siamo lontani anche da quello che è il pensiero anche di dire il paradiso. Ma cos'è il paradiso? Cos'è? Un luogo che Gesù ci ha detto, certo, oppure che al catechismo ci hanno detto, oppure che la nonna mi ha raccontato, che mamma e papà mi raccontano, ma che non vivo perché non lo conosco. Ma cos'è il paradiso? E allora c'è qualcosa di strabiliante che avviene in noi, perché più noi stiamo lontani, più non capiamo cos'è il paradiso. Più ci avviciniamo, invece noi ci rendiamo conto che il paradiso ha un nome, ed è il nome di Gesù, perché quello è il regno. Ma ci dobbiamo avvicinare a Lui. E come facciamo a riconoscerlo? Dobbiamo avvicinarci, dobbiamo arrivare ad essere anche noi con Gesù su quella croce. Ma io già ci sto su quella croce, ci sto perché ci sono tante cose di cui, Padre, vi posso raccontare, e questa è la mia croce, e io sto a fianco a Gesù, sto con Gesù. Tu sei abbracciata a Gesù? Se stai abbracciata a Gesù, sì, allora l'hai riconosciuto. Ma il peccato non ce lo fa riconoscere Gesù, perché ne stiamo lontani, ne stiamo fuori, non lo riconosciamo, non sappiamo chi è Gesù. Possiamo tranquillamente, a causa del peccato, scegliere un malfattore, non sappiamo nemmeno se è il buon o il cattivo ladrone che scegliamo. Noi non lo sappiamo, perché stiamo lontani, andiamo giusto per idea della fede, ci facciamo una fede tutta nostra, non seguiamo quello che è Gesù, che dice Gesù. Noi diciamo, è il primo che viene a bussare alla nostra porta, la porta noi l'accogliamo, perché è quella la verità. Perché? Perché magari non mi piace come celebra quel parroco, quel prete, stiamo fuori. Non mi piace come la Chiesa, quella che pensa, siamo fuori. Siamo lontani, non guardiamo il volto di Cristo, non lo riconosciamo, manco nella Chiesa, manco nelle nostre comunità. Cos'è allora la felicità? La felicità è Gesù, perché la felicità è il paradiso, e il paradiso è Gesù. Sono paradigmi che comunque vanno, sono questi. E noi tendiamo ad accusare, a giudicare, a dire sempre continuamente questa, perché ci piace giudicare, ci piace muovere questa lingua, ci piace giudicare, pensare e giudicare anche nel pregiudizio del pensiero, pensare già che non è possibile che una persona si possa convertire, non è possibile che chi ha tanta peccata che ha fatto si è convertito. E giudichiamo noi che siamo all'interno di una comunità e che crediamo di aver riconosciuto Gesù su quella croce.
Dobbiamo riconoscerlo, perché dobbiamo stare sulla croce con Gesù. E stando vicino a Gesù, noi ci rendiamo conto di chi è veramente, di qual è la parola per eccellenza. È Lui. E ci rendiamo conto che questa è la nostra professione di fede. E anche a noi, allora, nel momento in cui noi lo riconosciamo, accanto a noi, con noi, così, anche per noi, malfattori, con Lui, incompresi, allora ci sentiamo dire da Gesù stesso: in verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Per cui non dubitiamo, viviamo e combattiamo la giusta battaglia, anche quando siamo incompresi, come cristiani, come cattolici, anche quando tutto sembra che sia perduto, la nostra fede, non ci scoraggiamo, ma andiamo incontro a Gesù, perché Lui vuole che tutti quanti noi andiamo in paradiso.
Ci sono altri che stanno guardando, stanno vivendo questa esperienza agonizzante di Gesù. Non c'è soltanto una folla, non ci sono soltanto gli altri due ladroni a destra e a sinistra di Gesù, non ci sono solo i soldati, ma ci sono anche persone molto, molto vicine a Gesù. C'è la madre sotto la croce, c'è Maria, e con lei c'è uno dei discepoli. Pensate, uno solo, uno. Gli altri si sono nascosti tra la folla, si sono mischiati, uno solo, Giovanni, il più giovane, quello che Gesù ha amato, quello che all'ultima cena, ricordate, Giovanni poggiò la testa sul petto di Gesù, quell'atteggiamento tenero. Ebbene, alla madre Gesù si rivolge, guardandola così, nel suo dolore, immagino, dove Giovanni la accoglie, la abbraccia, e lì Gesù ha parole anche per lei. Gesù in quel momento, quegli ultimi respiri, dall'alto di quella croce si rivolge alla madre. Madre, una madre che ha sofferto, una madre che sta guardando attonita questo figlio che di lì a poco dovrà morire sotto i suoi occhi. E con tutta la sua forza dice: donna, ecco tuo figlio. Ma non finisce qui, continua, rivolgendosi a Giovanni, che gli dice: ecco tua madre. Io non oso immaginare, non oso immaginare quello che in quel momento Giovanni abbia potuto provare nell'accogliere. Già l'aveva accolta, perché viveva questa esperienza, nell'accogliere con sé Maria. Era un'eredità non indifferente. Giovane, pensare a questa donna, la madre del suo maestro, che deve accogliere. Una madre che sta vedendo morire sotto gli occhi, minuto dopo minuto, il proprio figlio. Quante madri che vedono morire questo figlio sotto i propri occhi. Tolte all'improvviso da questa azione materna, tragicamente, e attraverso soltanto telefonate o avvisi. Quale sconforto, quale tragedia nel cuore di una madre. Penso che Maria comprenda, perché sta vivendo la stessa esperienza, la stessa storia. Eppure non è solo questa l'azione di una madre, del dolore di una madre. Quante madri che non sono più madri, che abbandonano figli. Guardiamo proprio il contrario, l'altra faccia della medaglia,
Un figlio che dona la sicurezza a una madre e una madre che invece toglie la sicurezza ad un figlio. Quanti aborti, per dirne una, voluti. Ma ci sta una storia dietro, padre. Come facevo? Come si fa? Appunto, come si fa? È vero? Non lo posso capire io. Ma come si fa? Chi è complice di questa scelta? I compagni? Perché non danno sicurezza? No. E come si fa? E come portare a mannanza una creatura? E come? No, ma non esiste proprio. Te li ha lua. Te li ha lua. Ma crè. Ma manca l'animale, se levano. Anzi, si amano. Se vanno bene. Te li ha lua. Si vuole stare con me. C'è un dolore grande, c'è un dolore immenso ed è il dolore di Dio. E nonostante tutto questo, Gesù garantisce alla madre forte, stabat mater, dolorosa. La madre stava dritta nella sua dignità sotto quella croce, sofferente, dolorosa, lacrimosa, piangente, ma dignitosa. E Gesù le dona un altro figlio, le dona una sicurezza. E allora a tutte queste madri, non madri, Dio dà una sicurezza, una fiducia, un coraggio e diventano madri, ma con la M maiuscola, coraggiose. Diventano le madri che sanno cosa significa un figlio, il dono di un figlio e cosa significa restituire a Dio, anche sebbene nel dolore, un dono ricevuto da Dio, quale che è un figlio. Preghiamo perché questo Stabat Mater significa proprio noi, la Chiesa. Tante volte madre, tante volte invece che allontana il proprio figlio, lo rigetta, non vuole accoglierlo. Preghiamo perché il Signore Gesù ci doni sempre più il coraggio di una Chiesa sempre più madre.
Quarta parola. È un grido. È un grido forte. Ancora una volta Gesù si rivolge al Padre e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Improvvisamente, per un problema serio che accade in famiglia, improvvisamente per la scoperta di una malattia di una persona cara, improvvisamente perché c'è un crollo finanziario, improvvisamente perché ci appare la nostra vita distrutta, senza scopo, improvvisamente noi urliamo: Dio mio, perché mi ha abbandonato? Perché a me? Perché a me? Il nostro cuore prende veramente un urla: perché a me, Signore? Perché mi ha abbandonato? Da questo momento, mongiulefa, perché tutto questo? E la parte, è vero, è la parte solo iniziale, è qualcosa che ci viene all'improvviso, perché poi noi abbiamo fede, noi ce l'abbiamo la fede. Quando mettiamo in discussione questa fede, qua mettiamo un attimino in evidenza che questo grido di Gesù lo facciamo nostro, ma lo facciamo in preda a un qualcosa simile alla disperazione. Qua non c'è disperazione in Gesù, attenzione, Gesù non si dispera. Noi ci disperiamo, noi non viviamo la speranza. La speranza è una virtù, la speranza è un qualcosa che ci riempie il cuore e l'anima, ma noi diventiamo disperati. Noi vorremmo veramente a un certo punto, quando ci sono le difficoltà, come tante volte succede purtroppo, vogliamo farla finita con questa vita, e la vogliamo far finita come purtroppo tanti nostri fratelli e sorelle l'hanno fatto, lanciandosi da un balcone, lasciando i bambini attoniti a guardare che il proprio genitore cade dal balcone o trovarlo impiccato per problemi finanziari, familiari, tutto è andato a rotoli. Dio mio, perché mi ha abbandonato? E si va in depressione, scoraggiamenti vari, si va così a camminare nel vuoto, la nostra mente vaga, il demonio si impossessa della nostra esperienza, proprio del dolore, si impossessa e noi cadiamo in quelle che sono le sofferenze più atroci, diventiamo vittime del nostro stesso modo di essere, non chiediamo aiuto, non siamo umili, diventiamo più superbi, una cosa allucinante, diventiamo superbi, perché vogliamo farcela da soli, e questo ovviamente è il gioco, diventiamo schiavi del gioco, ci piacciono i macchinette, ma i macchinette piacciono pure i sordi che hanno i perdim, e sono soldi che servono per la famiglia, servono per le società, servono per i negozi che stiamo portando avanti, e ci indebitiamo e facciamo cadere tutto nel debito, e poi alla fine: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Mi hai abbandonato tu? O da gelassati? O perché mi sono lasciato prendere la mano e si distruggono le famiglie? Non c'è più speranza, c'è disperazione. Gesù invece è il grido che grida speranza, perché lui lo sa che il Padre è con lui. L'ha detto prima: Padre, perdona loro. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Il grido di Gesù, il dolore che sta vivendo nel suo corpo, ma è il grido che si affida al Padre, non che si toglie con quella disperazione, è il grido del dolore. Gesù ha un corpo che sta soffrendo,
Ma pensate che non c'è niente essere inchiodati alla croce, ad una croce, con i chiodi e i conflitti dentro, dentro che lacerano le mani, i piedi, con quello che sono il dolore e il peso che sta su quella croce, un corpo lacerato da tante, dalle frustate, da quelle che sono state le... un corpo distrutto dall'uomo stesso. Ma non è una cosa facile, anche per un malato, per una persona che è terminale, che non fa altro che lamentarsi nel suo letto di dolore, con le piaghe da decubito, in stato avanzato, una persona anziana. Dio mio, perché mi ha abbandonato? Dove sta la speranza? È il grido soltanto di un grande dolore? E Gesù sta chiedendo al Padre di donare un po' di rassegnazione? No, di donare speranza a questa umanità disperata. Quinta parola.
ho sete. Eccola qua, è arrivata. A un certo punto Gesù ha sete, certamente, sta patendo quello che è l'arsura dovuta anche alla perdita di tutti questi liquidi. È un corpo che sta perdendo sangue, che sta perdendo forze. Ormai siamo lì, è prossimo Gesù aspirare. Ho sete. Quando è che noi diciamo ho sete? Quando teniamo sete, quando sentiamo la nostra gola che è secca, arsa, perché parliamo troppo, perché magari abbiamo anche bisogno di acqua, perché non beviamo abbastanza o beviamo altro che non ci disseta. E non ci disseta perché noi pensiamo a tutt'altro. Gesù ci dà l'acqua viva. Ricordate il passo della Samaritana, quel passo bellissimo al pozzo di Giacobbe, dove incontra la Samaritana a un'ora insolita, mezzogiorno, sotto sole, e Gesù incontra questa Samaritana e anche lì ha sete e dice alla Samaritana: dammi da bere. Tu me lo dici a me, dammi da bere, io che sono una samaritana. Ma se tra me e voi non scorre buon sangue, perché mi viene a chiedere da bere a me? E Gesù poi le risponde dicendo: se sapessi chi è che te lo sta chiedendo, saresti tu a chiedermi l'acqua, ma quella per la vita eterna, quella che zampilla per l'eternità e che ti fa togliere questa sete umana. Ah, bene, bene. Noi, guardando a questa immagine della Samaritana al pozzo, allora possiamo veramente comprendere qualcosa: la nostra esperienza di conversione. Qual è allora la qualità della nostra fede? Non è la quantità, vedete? Non è la quantità, non è il fatto di andare anche, consentitemi questa cosa, non è soltanto il fatto di andare tutti i giorni a messa o anche di recitare 10 rosari al giorno. È la qualità della preghiera, è la qualità della fede, è scoprire giorno dopo giorno che l'Eucaristia è quel pane importante, quel nutrimento per la mia anima, e che quel vino è quel sangue che mi lava, è quel sangue che mi rigenera. L'Eucaristia che cos'è? È Cristo, e Gesù ce l'ha lasciato come memoriale: fate questo in memoria di me. E la nostra deve essere una sete così ardente di Cristo. Madre Teresa di Calcutta, santa, quando si mise in treno per andare appunto verso Calcutta, ci fu qualcosa che la sconvolse. Era un povero che gridava: ho sete, ho sete. E lì scoprì che non era il povero che diceva ho sete, ma era Cristo che dall'alto della croce diceva a Teresa: ho sete, dammi da bere, ma non mi dare aceto come hanno fatto gli uomini. Dammi da bere acqua, l'acqua della carità, l'acqua dell'amore. Quale acqua noi diamo a chi sta accanto a noi? Quale acqua noi consegniamo nelle mani di chi ce lo chiede? Il più delle volte acqua avvelenata, acqua sporca, non acqua che disseta,
E quest'acqua la avveleniamo noi. Siamo noi sempre più consapevoli che facciamo questo. Perché allora non purifichiamo i nostri cuori? Perché invece di dare aceto a Gesù che vediamo nel prossimo, gli diamo acqua pura, acqua che sgorga veramente da un cuore libero dai pregiudizi, da un cuore libero da quelle che sono le cattiverie. Ma perché? Perché l'umanità è così cattiva? Perché noi siamo così cattivi nei rapporti interpersonali, anche con i nostri familiari. Perché siamo così cattivi? Ci sono le storie, padre, voi non potete immaginare quello che hanno fatto, quello che si è fatto, eccetera, 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 come se non lo sapessimo. Ma quale carità noi usiamo? Il cristiano chi è? Cosa fa? Quello che dà la testimonianza, sì, ma è anche quello che sa porgere il bicchiere d'acqua pulita, non come l'altro, che pure può essere cristiano, ma porge l'acqua sporca. Noi dobbiamo sempre porgere l'acqua pulita, perché è acqua che viene da Cristo, che è costato a Cristo sofferenza, passione, dolore, e costa pure a noi. Ma mettiamo in discussione l'altro, perché noi porgiamo il bicchiere d'acqua pulita con amore. Ed è questo il segreto allora del perdono.
Sesta parola. Precede ormai una fine. Gesù non ce la fa più. Gesù ormai è al limite. Gesù sta per terminare il suo viaggio terreno. Tutto è compiuto. È compiuto. È finito. Il grido di Gesù quindi non significa solo che tutto è finito, ora lui muore, ecco qua il momento, manca ancora poco. Sembra tanto quando stiamo vicino ai moribondi, no? Il Locke sta lasciando, sta ansimando, tutto è compiuto, le ultime parole vogliamo sentire, non ce la fa, continua, il nostro caro sta andando. Tutto è compiuto, ha un peso diverso per Gesù. Si sta chiudendo il cerchio della perfezione. È l'ora di Gesù. È quella famosa ora quando Gesù alle nozze di Cana, ricordate, la madre chiese di compiere il miracolo di trasformare l'acqua in vino e Gesù dice: donna, cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. La mia ora. Questa è l'ora di Gesù. E nonostante tutto Gesù ubbidisce alla madre. Nonostante tutto Gesù ubbidisce al Padre e sulla croce vediamo questa azione estrema, un'azione che significa proprio la perfezione dell'amore. E l'agnello ormai portato al patibolo. È l'agnello offerto in olocausto. È l'agnello vittima. È l'agnello che ci salva. È Gesù che salva ciascuno di noi. Lo guardiamo sull'alto di questa croce. Lo stiamo guardando, lo vediamo lì, in questo crocifisso. È questo uomo della croce che sta dando la sua vita in riscatto per molti. È l'uomo che ama, ama nonostante le nostre nefandezze, nonostante i nostri peccati, le nostre cadute, nonostante tutto, tutte queste cose, nonostante tutto questo. Gesù dice: tutto è compiuto anche per te, questo lo sto facendo per te, che magari stai lontano da me, che magari mi cerchi, ma mi cerchi in maniera sbagliata, tutto è compiuto anche per te, che mi stai cercando, dove sei? Come pecora smarrita, tutto è compiuto, dove sei? La voce di Gesù che sta chiamando la pecora smarrita e noi stiamo gridando a Lui perché vogliamo essere salvati, perché non ci va di andare all'inferno, non ci va di dannare la nostra anima e noi lo sappiamo come si danna l'anima, non accettando questo grido di Gesù, tutto è compiuto, non accettando la verità di Cristo, ma accettiamo le altre verità, accondiscendendo a quelle che sono le altre verità, quelle del mondo, quella voce del mondo che ci chiama. Ma qual è il problema? Il problema c'è. Perché spezziamo quella che è la perfezione di Gesù. Tutto è compiuto. E Gesù ci chiama, ritorna sulla retta via.
Quale retta via incontro a Gesù? Sarete miei amici se farete quello che vi dirò. In questi giorni lo stiamo ascoltando questo. Noi vogliamo essere amici di Gesù, certo, ma ascoltiamo la sua voce. Ascoltiamo, mettiamola in pratica, perché altrimenti per noi che non accettiamo questa perfezione dell'amore sarà veramente un problema serio. La nostra fede, la fede cristiana, cattolica, diventerà un problema, non più un cammino di perfezione, non più un percorso di salvezza. Meditiamo allora e comprendiamo questa parola, questa espressione forte di Gesù, quasi al termine della sua esistenza terrena, e che dice: tutto è compiuto e l'ho fatto anche per te, per te, per te, per noi.
E siamo giunti all'ultima parola di Gesù, dall'alto di questa croce. Ed è la parola che pronuncia il, potremmo dire anche quella che è la domenica di Pasqua. È la parola che annuncia anche quella risurrezione per ciascuno di noi, di grande fiducia, di grande speranza. Gesù dice: Padre, vedete, è la terza volta che si rivolge al Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù al Padre dice di perdonare l'umanità perché non sa quello che sta facendo. Gesù dice di donare speranza a questa umanità perché è disperata. Gesù al Padre ancora cosa fa? Dona, consegna, meglio ancora, il suo spirito. È quella consegna che riguarda un po' anche quel famoso settimo giorno, quel famoso riposo di Dio, della creazione. Una creazione che il Signore ha donato all'uomo, che ha detto di tutelare, di amare. Una creazione ed un creato che è bello, che per noi è importante perché dà vita. Ma noi non riusciamo a dare vita a quella che è la nostra esperienza. Non riusciamo a consegnare a quello che è anche il futuro dell'umanità un bene. Perché? Perché la nostra esperienza ci porta a distruggere l'egoismo umano. Distrugge. Non solo i rapporti, ma anche quello che ci circonda. Quando stiamo bene, noi non pensiamo a certe cose. È vero o no? Perché? Perché stiamo bene. E allora, quando stiamo bene, tutto è lecito, tutto si può fare, tanto. Poi, quando ci troviamo con le spalle al muro, c'è qualcosa che abbiamo fatto. Come mai ci troviamo con le spalle al muro? Come mai allora non riusciamo a consegnare qualcosa di buono? Eppure siamo stati bene, abbiamo fatto tutte le cose per bene. Noi crediamo di aver fatto tutte le cose per bene, ma abbiamo fatto le cose per bene in base al nostro egoismo, perché è rimasta buono noi, ma non gli altri. Quando, vedete, quando ci sono i figli in mezzo, un genitore cosa fa? Deve lasciare anche qualcosa di buono in eredità, qualcosa di buono, perché lo può fare. E allora sta nell'appartamento, o palazzo, o primo è stato il primo figlio, o secondo piano è il secondo figlio, il terzo piano, e verrà così. Poi magari i figli si fanno rosso, non vuole sapere niente. E che la casa chi è? È stato distrutto. Qualcosa è stato nel nostro egoismo. Dato qualcosa che all'altro non ci interessa più di tanto. Poi un terremoto, un'inondazione, una cosa, distrugge tutto e vediamo che poi alla fine la colpa è chi è? Sempre lo Signore la colpa, sempre la sua. Ma mai che ci mettiamo in discussione noi per quelle che possono essere le nostre, i nostri egoismi, i nostri atteggiamenti così, poco di generosità, anche per il creato che il Signore ci ha messo tra le mani. E allora abusiamo dei beni che il Signore ci ha donato, ma lo abusiamo così perché non ci interessa più di tanto. Magari le nuove generazioni si stanno mettendo in discussione perché i nonni, parliamoci chiaro, chiudono gli occhi a un momento a nata. I genitori a un momento a nata possono chiudere gli occhi. I figli, i piccoli, hanno una gamba,
devono crescere. E quale mondo viene loro consegnato? Quale speranza? Quale? Cosa consegniamo? L'umanità cosa consegna alle generazioni future? Le generazioni future si stanno arrancando per creare stili di vita consoni a quello che potrà essere una vita decente da vivere. E i genitori, i giovani in particolar modo, stanno veramente arrancando per come trovare le giuste strade per non solo lavorare, quindi, e lo sappiamo, ma anche per dare la possibilità a loro stessi, ai loro figli, di vivere in un mondo più decente. Perché noi siamo colpevoli di quello che stiamo consegnando ai nostri figli. Perché una carta in terra, come si suol dire, si deve rispettare il luogo. Invece troviamo cumule e munnezza a tutte parti. Anche in casa non riusciamo a fare quello. Ma non fa niente, chiude la plastica in dal lupo. Ma qual è il problema? No, il problema ci sta. Perché non siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Noi siamo colpevoli. Ma è possibile che non riusciamo ad aprire la nostra mente a queste cose? A non inveire contro questo creato? Perché noi inveriamo contro quello che è il futuro e quello che è la natura. L'uomo a mezzo perché ama costruire, l'uomo a capo perché non mi piace, distruggi, costruisci. Ma cosa doniamo? Cosa facciamo? Ci stiamo autodistruggendo. Cosa consegniamo allora al Padre? Consegniamo questo peccato? Perché questo è un peccato che grida vendetta agli occhi di Dio. Grida vendetta, perché questo ci distrugge con le malattie, ci distrugge. Di cosa vogliamo chiedere perdono al Signore? In questo Venerdì Santo, ma cosa dobbiamo chiedere perdono al Signore? Chiediamo perdono di questa umanità così imbruttita da quella che è ovviamente il non voler riposare. Ormai neanche più la domenica è il giorno del Signore. Si va a lavorare. I nuovi centri commerciali sono diventati nuovi santuari. Non si prega più la domenica in famiglia, magari, tutti in famiglia la domenica, andare a messa, magari, no. Si lavora fino a tarda notte, padre, come si fa? E mo' hanno messo pure il giorno di Pasqua che si deve andare a lavorare. Ma quella è una ditta estera, magari è pure musulmana, però non scendiamo a compromessi perché a me affatica, perché come si campa? Guardate come siamo scesi in basso, come è scesa in basso la nostra fede, vero? E noi cristiani cattolici, magari i musulmani ci diamo il Ramadan, da faticare a fare un Ramadan, gli ebrei o Shabbat perché hanno fatto Shabbat, e noi cristiani cattolici che chiediamo la domenica non ci viene concesso dagli imprenditori stessi e stanno pure in mezzo a noi perché hanno faticato, hanno fatto sorta, hanno fatto sorta. Questo è il male di oggi, hanno fatto sorta. E chi ci sta, ci sta. Non mi interessa. Da morire, morte tua, vita mia. Non è questo quello che il Signore consegna al Padre. Il Signore Gesù consegna al Padre una vita, una speranza, una verità. Crediamoci allora, fidiamoci, perché è possibile una vita cristiana secondo i dettami di Cristo.
Ed ora c'è il momento in cui Gesù scende dalla croce e viene consegnata alla madre, la pietà. Ma ci sono ancora dei chiodi che mantengono fermo questo corpo, ormai esanime, a questo patibolo. Giuseppe d'Arimatea donerà un sepolcro nuovo a Gesù. Qualcosa di nuovo possa nascere anche nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente, perché noi accogliamo questo Gesù che farà risorgere la nostra esperienza di vita. E allora che sia per noi questo chiodo che Giuseppe d'Arimatea vuole togliere a Gesù, come questa tomba nuova, noi, accogliendo Gesù, e diventiamo uomini e donne nuove, aspettando questa resurrezione, ma con la certezza che Gesù risorgerà. A te Maria offriamo questo chiodo, è il chiodo della speranza, è il chiodo che ci permette di incontrarci con il tuo figlio, il vivente. Fa che la nostra vita possa cambiare, ci affidiamo a te perché tu possa gridare a tuo figlio: salva l'anima di questo fratello, di questa sorella, tua e mio figlio. Perché noi siamo figli tuoi, madre, a te offriamo questo chiodo. Salvaci, oh Signore, per intercessione di Maria, tua madre. Ripetiamolo insieme. Salvaci, oh Signore, per intercessione di Maria, tua madre. Il secondo chiodo, Nicodemo che credette alla parola di Gesù, ma dovette un po' nel nascondimento, no? Vivere questa esperienza di fede nuova. E allora anche noi, come Nicodemo, questo chiodo lo vogliamo offrire a Maria, perché attraverso l'esperienza della novità, che è Cristo, che è Gesù, possiamo veramente diventare uomini nuovi, profumare di quel profumo meraviglioso dell'amore di Dio, oleggiante. A te, o Maria, vogliamo donarti questo chiodo, è il chiodo della speranza che ci vede come Nicodemo nel pulire e nel profumare la nostra vita, togliendo di mezzo i nostri peccati, i vizi, tutto ciò che rende brutta la nostra esperienza, la nostra anima. O Maria, aiutaci ad essere come Gesù ci vuole. O Maria, aiutaci ad essere come Gesù ci vuole. E terzo chiodo è quello che schioda letteralmente Gesù dalla croce. E voglio, per noi vuole essere proprio il peso dei nostri peccati, li vogliamo togliere, basta, cambiamo vita, viviamo la nuova vita. È il chiodo più lungo, è il chiodo che ha mantenuto fermi i piedi, perché il peccato non ci fa camminare, non ci fa andare incontro al Signore, ma noi vogliamo camminare, vogliamo andare incontro al Signore, gridare l'alleluia pasquale, che il Signore ci ha salvati. E il peccato invece si tiene fermi, bloccati, non ci fa camminare. Noi vogliamo camminare con Gesù, noi vogliamo essere uomini liberi, liberi dal peccato. Vogliamo gridare al Signore la nostra gioia. Basta con il peccato allora, basta con i vizi.
rinnoviamoci nel cuore. Maria ci aiuta, Gesù è con noi, ci vogliamo fidare di Lui, ma ci vogliamo veramente fidare, vogliamo essere uomini e donne coraggiosi di una fede che annunciamo. E allora basta, basta peccato nella mia vita, Signore, voglio essere una nuova vita. Signore, aiutami a camminare incontro a Te. Signore, aiutami a camminare incontro a Te. Signore, togli il peccato dalla mia vita. Signore, togli il peccato dalla mia vita. Basta, Signore, io Ti amo, Gesù. Basta, Signore, io Ti amo, Gesù. Basta il peccato. Basta il peccato. Urliamolo. Basta peccato. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Basta, perché il Signore liberi la nostra vita e noi siamo liberati. Ringraziamo con tutto il cuore il Signore per il Padre Francesco. Ecco, davvero grazie per averci aiutato a pregare,
Davvero grazie per averci fatto capire ancora di più queste parole d'amore che Gesù ha avuto per noi. E allora, a nome di tutta la comunità, lo ringraziamo. Adesso stiamo in un momento di piano piano, se possiamo fare anche un applauso a padre Francesco. Bene, ci prepariamo per la processione.